Ciao a tutti ragazzi, sono Kerren e sono le 4:48 di mattina, quindi voglio dire un video totalmente inusuale, anzi forse per il mio canale è usuale come cosa, 4:48 di mattina voglio dire, faccio sempre video scombinati, non è una novità il fatto che io faccia video scombinati e voglio fare questo video perché in molti mi hanno chiesto di far vedere la squadra. Fine d'ora non ho fatto vedere la squadra per una semplice e stupidissima ragione. Ho iniziato con un account fresh. L'account, essendo fresh, non ha nulla di particolare, quindi automaticamente non c'è nulla di reale da mostrare. Quindi in realtà, più che altro è tutta una questione di curiosità. Non c'è niente di reale che tu dici, fammi vedere l'account da 4.000 euro che ti sei comprato. No. Ho preso un account fresh in cui c'era praticamente Levin e tre morti in croce e quindi automaticamente l'account non è nulla di speciale e oltre a non essere nulla di speciale non ha nulla di particolare, è un account su cui ci si deve lavorare. Quindi diciamo che io mi sono preso un account in cui sto iniziando l'esperienza di gioco come se fosse da zero. Con la differenza che ho alle spalle praticamente 2 anni di esperienza che mi possono aiutare un pochino ad evitare a fare errori. Anche se di errori in realtà li sto facendo lo stesso. Ora andremo a vedere il perché. Allora, mi avete chiesto la squadra, di farvi vedere la squadra, di farvi vedere come sto giocando. Soprattutto quali sono le mie idee per il futuro, perché tutti partiamo, cioè non tutti... però tutti abbiamo in mente cosa vogliamo dal nostro account, cioè il nostro account a cosa deve arrivare, il nostro account come deve essere finalizzato. Siccome ho alle spalle i miei quasi 2 annetti di esperienza, sono partito con la decisione della Euro Verde, quindi già ho deciso i banner dove pullare, già ho deciso cosa devo pullare, già ho deciso dove andrò a spendere le mie Dream Ball, quindi già ho preso una decisione su tutto. Il punto ora è solo aspettare che escono i banner che mi servono a me, quindi i banner specifici con i personaggi specifici, e sperare che la sorte mi dia il culo in ogni banner, perché non sono tantissimi personaggi quelli che mi servono, ma comunque devi avere il culo, perché senza il culo non vai da nessuna parte. Bando alle ciance, ma passando alle cose serie, per riuscire, diciamo, a completare i vari scenari, a riuscire a completare le missioni giornaliere che magari mi richiede anche tra virgolette le partite online, quindi quel minimo indispensabile, ho dovuto mettere su tra virgolette una mini formazione. Siccome non odio i giapponesi, lo sapete bene, odio i giapponesi più di me stesso, più di ogni altra cosa sulla faccia della terra, ho deciso praticamente di mettere su una formazione che è europea, è un'europea 30% praticamente, quindi come tutti quanti appena iniziano si stanno buttando a fare la giapponese 30%, io mi sono buttato a fare l'europea 30%, quindi una classica europea Rainbow che permette praticamente di far giocare i vari personaggi che ho sull'account. Il fatto che attualmente ci sia Gino al posto di Müller a porta è semplicemente perché ho avuto bisogno per uno scenario. In realtà ci sarebbe Müller a porta, ma non è essenziale perché comunque tutti e due i portieri attualmente sono stati surclassati. Anche se comunque i piani attuali sono comunque di fare l'abilità latente su Müller in modo che dia comunque il bonus di squadra latente a tutto il team. Quindi attualmente è una squadra totalmente standard, non c'è nulla di particolare. Ci sono semplicemente i Dream Festival che ho pullato durante praticamente questo l'ultimo Dream Festival quando ho iniziato l'account. Quindi non abbiamo nulla di particolare, ma abbiamo una base su cui lavorerò per creare la mia mono verde. Che quindi la mia mono verde andando a proprio a spezzo, cioè andando proprio facendola breve, facendo il succo breve, praticamente la mia mono verde per ora le basi, le fondamenta sono queste. Ma facciamo un attimo un passo all'indietro, quindi torniamo un attimo dietro, torniamo dietro e torniamo a quello che sto utilizzando attualmente, quindi a quello che ora sto utilizzando per completare gli scenari
per completare le missioni, non logicamente per vincere il PvP, perché non posso mai vincere un PvP con dei personaggi che non sono neanche maxati. Quindi, grazie a questi personaggi, ho raggiunto il 30% di bonus che mi permettono di completare i vari scenari, che quindi di essere non competitivo a livello di PvP, ma essere competitivo, diciamo, negli scenari e poter giocare a 360 gradi. Logicamente ci sono dei personaggi ottimi, che Margus mi servirà anche per il futuro. Tiro livello 37, gne gne gne, è un po' una stupidaggine ormai andare oltre il 30, però mi serviva per una ragione specifica. Napoleon, che dovrà essere latentizzato e che quindi sarà comunque una bellissima punta per la squadra verde. Snyder, purtroppo non mi è uscito un altro attaccante di nessun altro tipo. E quindi mi sono dovuto un attimo accontentare di quello che Mamma K-Lab mi ha dato. Quindi purtroppo c'ho uno Snyder fasullo in campo che non serve quasi a niente. Levin, fortunatamente, è un ottimo Levin. Il tiro a livello 45 è uno spreco, e soprattutto, nonostante, tra virgolette, io mi dia il titolo di veterano del gioco, questo Levin in realtà è una grande fregatura. Come ogni 0,01, ha i suoi alti e bassi, ha bisogno di delle condizioni troppo estreme per riuscire ad essere forte. Quindi in realtà questo Levin, secondo me, a rigor mia di logica, secondo il mio pensiero, per quando riuscirò a completare l'euro verde, questo Levin già sarà da cestinare. Per ora, logicamente lo sto utilizzando, spero che riuscirò ad utilizzarlo per almeno un 6 mesi, un anno, spero, spero, ma penso che non andrà così. Quindi, ahimè. Lo tengo anche centrale, perché essendo le partite praticamente automatiche contro il computer, mi serve che arrivi in maniera centrale, vicino alla porta, per poter segnare. Considerando che l'account comunque è fresh, molte partite me le devo giocare, soprattutto quelle dei Limit Breaker, le devo giocare manuale, non le posso giocare in automatico. Anche perché, come potete vedere, i personaggi non hanno il Limit Breaker, perché un account creato da una settimana non può automaticamente avere limit break, non può avere personaggi limit breakerati, ma dei personaggi lisci. Quindi fino a qua ci siamo. Sulle due fasce, tu un giorno sarai latentizzato, quindi due auto intercetti che nelle partite automatiche fanno comodo. Chester, che comunque è una torre di controllo a tutti gli effetti, quindi non dovrebbe far passare nessun pallone di nessun tipo. Kals, un pochino relegato alla posizione totalmente sbagliata. Gentile, la posizione è totalmente sbagliata, perché dovrebbe stare qua per bloccare, smorzare tra virgolette i tiri, ma siccome non sto giocando online, non c'è bisogno praticamente che i difensori abbiano una posizione reale. Anzi, potrei addirittura mettere Kals centrale, in modo che se arriva qualche passaggio lo potrebbe addirittura bloccare. Quindi sta Pierre al posto di Gentile centrale, semplicemente perché il computer non ti dà questa difficoltà, per cui serve che Gentile smorza forzatamente la palla. Nel caso in cui dovessi giocare online, o mi capita quella partita che devo giocare online per completare le missioni giornaliere, Gentile va spostato centrale in modo da smorzare i tiri. Logicamente, oltre alla partita giornaliera che ogni tanto ti richiede per completare le missioni, non faccio partite online perché la squadra non è presentabile, cioè se vado online prendo proprio i calci in culo. Quindi questo è diciamo la base su cui l'account è nato, sta andando, sta camminando, eccetera eccetera, ma il punto cruciale di che cosa deve diventare, cosa deve andare, è questa. Allora, il modulo è, tra virgolette, erroneamente un pochino sbagliato. In realtà mi servirebbero tre punte, e mi servirebbe come terza punta proprio lo Snyder verde che c'è attualmente nel banner Samurai. Il problema è che quello Snyder verde non è neanche attualmente al 3% nel pool dei personaggi. Quindi andare a fare un banner selezione europea per un personaggio che ha quasi il 2% di uscita ed è anche un personaggio un po' vecchiotto, è un pochino un suicidio, cioè è come andare a regalare Dream Ball gratis. Siccome non voglio andare a regalare Dream Ball gratis, mi sto mantenendo dal pullare quel banner, perché quel banner, oltre diciamo a Snyder, di reale non mi serve nulla. Qualcuno però potrà dire, visto che attualmente stai giocando un'Europea multicolore, qualsiasi personaggio ti possa uscire dal pool
degli europei attuali, quindi dal Banner World Cup, non è male. E anche questo è vero. Infatti, ho pensato di vedere prima cosa esce dal Dream Collection, di vedere prima i re-tap, di vedere nel caso in cui ci sia un doppio Dream Collection e quindi esca anche un personaggio verde, perché ricordi logica, questo mese il Dream Collection dovrebbe essere blu, ma come abbiamo visto la K-Lab all'improvviso fa le pazzerie ed escono due personaggi nel Dream Festival al posto di uno, due personaggi possono uscire anche nel Dream Collection, e quindi non si sa mai che esca un personaggio verde Dream Collection nuovo che mi può servire, e quindi andrebbe a dare la priorità, praticamente andrei io almeno a dare la priorità a quel personaggio e quindi non più pensare a questo Snyder, che comunque è una mezza, cioè è una mezza pazzeria pensare di poter andare a fare 6 step per andare a provare a prendere un personaggio che non sta neanche al 3%, cioè è una pazzeria su tutti i versi. Quindi l'idea di base, l'idea che ho formulato, l'idea che devo andare a creare, tutto quello che devo andare a fare, ragazzi, sono le 4:59. Io stavo praticamente per andare a dormire, quindi lo so, sono totalmente sciattato in maniera bruttissima. Sembro totalmente morto, quindi mi raccomando, andateci piano con i commenti. E sono, è un video for fun, non prendetela troppo a male. L'idea praticamente è che questo Chester, comunque, in combinazione con Margus, la passiva, rimane un personaggio abbastanza buono. Quindi può essere, tra virgolette, un personaggio che può impostare il gioco se gli passi le skill giuste, quindi si parla di un passaggio di grado S, e comunque si può tranquillamente buildare, si può tranquillamente creare come un personaggio che può intercettare, togliere palla e avanzare. Quindi questo Chester dovrebbe teoricamente rimanere in campo. Levin mi dovrebbe rimanere in campo perché lo 0,01 bla 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 bla. Brian, con il fatto che ha l'autointercetto una volta che è latente, è un ottimo personaggio latentizzato, è un mostro. Considerando che latentizzato è un mostro, Brian mi rimarrà in campo e mi rimarrà in campo come un semi playmaker, cioè io lo voglio rendere abile sia di togliere la palla, sia di prendere la palla e di impostare l'azione. Al centrocampo, centrocampo, centrocampo che manca, dovrei mettere praticamente, tra virgolette, detto proprio in maniera stretta stretta, chiusa chiusa, dovrei mettere Kals Dream Collection. Kals Dream Collection, diciamo, è appena uscito nei re-tap, quindi penso che ora, a che lo rivedo in re-tap, passeranno almeno 3 mesi, se non 4. Quindi diciamo è un'idea che è proprio a buttare avanti, cioè ce ne vorrà e ce ne vorrà di tempo. La difesa invece non dovrebbe essere a 4, ma dovrebbe essere a 3, perché come dicevo in attacco teoricamente servirebbe quello Snyder, ma secondo me faranno più in là uno Snyder verde, diciamo della saga del World Youth, uno Snyder verde Dream Collection della World Youth, che secondo me andrà a sostituire lo Snyder attuale. Ed è anche per questo che non mi sto preoccupando troppo di pullare. Logicamente non è una certezza, non c'è scritto da nessuna parte che questa cosa esca, è un'idea mia, solo mia, e che non sta scritto da nessuna parte. Quindi non prendete questa cosa che vi sto dicendo come se fosse oro colato, perché è una stronzata che ho io in testa, è un pensiero mio. Però ogni volta che io mi faccio questi pensieri, poi succede sempre. Ogni volta che dico questo giocatore sarà sostituito da questa sua versione, succede. Quindi in difesa mi servirebbe praticamente Pierre c'è, ma mi servirebbe in poche parole sia Gentile, Dream Festival, che quindi World Youth andrebbe a pompare Levin, che Brolin Dream Collection, che se non vado errato è anche lui World Youth e quindi mi va a pompare Levin. Stessa cosa vale per Kals, che si dovrebbe posizionare qua al centro. Quindi diciamo che andremo a pompare un pochino Levin, visto che attualmente nella selezione attuale non c'è nessuna maniera di essere pompato. Logicamente, senza dire altre stupidaggini, a porta ci andrebbe tranquillamente, dovrebbe andarci tranquillamente Geno Dream Festival quando uscirà nuovamente il re-tap, perché sperare di prenderlo quando non è il re-tap è come volersi suicidare
È come volersi suicidare. Quindi le idee di costruzione di squadra sono queste. Per ora diciamo che i personaggi che mi mancano per riuscire a finalizzare la squadra sono appunto, come potete vedere dalla schermata, anche se posizionati male, sono 1, 2, 3, 4 e 5, perché il portiere, anche se c'è, è un portiere sbagliato. Nel mezzo voglio mettere anche la possibilità che facciano un'altra versione di Müller, ma verde, perché comunque la possibilità c'è. C'è anche la possibilità che ci sia questa versione di Müller, magari caccia, non per forza Dream Collection, Dream Festival o quel che sia. Ricordiamoci che comunque, come Genzo ha appena avuto una versione gacha, quella versione gacha, qualificazioni asiatiche, anche Müller può avere una versione gacha, una nuova versione gacha. Quindi è anche possibile che Müller abbia una versione gacha e quindi non sono costretto a rincorrere Gino. Però tutto può essere, voglio dire. Logicamente una versione gacha non sarà ai livelli di un Gino Dream Festival, ma sarebbe comunque una semidea, una mini possibilità per riuscire, diciamo, ad arrangiare e mettere su insieme una squadra. Quindi per ora i palloni neri, per non tenerli fermi, li sto dando soltanto a Margus, Napoleon e Levin. Li sto dando soltanto ai personaggi verdi, quindi la squadra, anche se attualmente sto usando una squadra che è tutta europea mista, li sto dando soltanto ai giocatori di colore verde, anche se attualmente il gioco porta cioè ti sta portando a fare le varie cap. Io mi sto finalizzando, diciamo, ad avere prima una squadra che sia una squadra compatta, che logicamente non ci vorrà un mese, non ce ne vorranno due, non ce ne vorranno tre, ma ce ne vorranno almeno sei per riuscire a ricreare un team che riesca a mantenere, quindi ci vorranno almeno 6 mesi. Mi voglio finalizzare prima a creare una squadra verde che tenga, e poi mi metto di impegno, diciamo, per riuscire a creare altri team che possano permettermi di gareggiare nelle varie competizioni. Quindi logicamente sono dietro anni luce a chi gioca dall'inizio, e sono dietro anni luce anche a un free to play che gioca dall'inizio. Quindi assolutamente sono dietro, dietro, dietro. Ma sono 7 giorni di gioco, quindi è giustissimo che io stia super dietro e che sia così. Sono 7-8 giorni di gioco più o meno. Quindi l'idea reale sono questi personaggi che vi ho detto. Attualmente me ne mancano 5 per riuscire a costruire la verde che voglio io. Il problema, diciamo, l'unico imprendibile tra i personaggi citati, secondo me imprendibile perché non andrò mai a pullare nel banner attuale, è il fatto dello Snyder verde che, anche se è un pochino vecchiotto, quindi anche se è un po' invecchiato, comunque tra virgolette potrebbe dire la sua in un contesto tutto verde e ben messo. Anche se il presentimento, il cuore mi dice che ci sarà una versione Dream Collection di Snyder, anche perché ricordiamoci che devono proporre tutti i personaggi di tutte le saghe in tutte le salse, quindi secondo me ci sarà una versione Dream Collection di Snyder non latente, ma un'ottima versione Dream Collection di Snyder World Youth, che secondo me uscirà a breve. Poi voglio dire, può essere anche che sto cacando fuori dalla tazzina e non ci uscirà proprio niente di niente. Quello di cui sono certo è che la Kelab in 2 mesi, da quando la squadra verde era assolutamente 0 di 0, non esisteva neanche, all'improvviso ha sfornato praticamente i giocatori con la pala, permettendo alla verde di esistere. Ora la Kelab sfornerà personaggi con la pala per riuscire a dare la possibilità alla mono europea blu di giocare. Quindi attualmente preparatevi a vedere personaggi europei blu con la pala, o almeno questo è il mio pensiero, per riuscire a formare una nuova squadra, che è una cosa ultra positiva. Logicamente, come tutte le europee, anche questa squadra blu, che secondo me uscirà, soffrirà praticamente di latenze, quindi andrà sicuramente ad essere una squadra bella su carta, ma è bella ma non a balla, cioè nel senso che è bella ma paragonata a una squadra giapponese rimarrà sempre sotto, o almeno questa è la mia idea guardando, diciamo, i movimenti che la Club sta facendo fino adesso. Guardando i movimenti che la Club sta facendo fino ad ora, io mi aspetto una buona squadra blu come è
una buona squadra verde se hai tutti i personaggi, o una buona squadra rossa europea se hai tutti i personaggi. Ma non mi aspetto una squadra eccezionale, cioè non mi aspetto che la blu europea sia la squadra capace di sfondare le giapponesi, anzi mi aspetto un'ottima squadra, ma che appunto vada a pari passo con la euro rossa, con la euro verde e poi ci sarà la euro blu. Quindi sono tre squadre che comunque secondo me andranno di pari passo, saranno uguali, cambierà soltanto il colore. Quindi saranno, secondo me saranno praticamente simili identiche, cambierà poco e niente. Questa però è sempre una mia teoria che non è detto che si realizzi, non è detto che sia così. Quindi ragazzi, questo è il mio account, che magari qualcuno ne è rimasto deluso perché si aspettava qualcosa di più, qualcosa di più strong, ma purtroppo in 6-7 giorni, cioè in 7-8 giorni di gioco, questo è il massimo che sono riuscito a fare. Quindi questa è la mia squadretta con cui faccio le missioni. Non è una squadra potentissima, è una squadra che, ahimè, avranno quasi tutti. Ma questa è la mia squadrettina che un giorno, penso che tra un 6 mesi, mi darà soddisfazioni. Nel caso in cui il Dream Collection, quindi nel caso in cui si riescano ad avere informazioni chiare sul Dream Collection o esca il Dream Collection a tempo perché delle volte magari slitta eccetera eccetera, e il Dream Collection sia totalmente fuffa, potrei anche lontanamente pensare di farmi il banner europeo tedesco. Potrei lontanamente pensare, metto le mani avanti perché attualmente penso che sia uno spreco di Dream Ball, però mai dire mai, può essere che cambio idea. Penso che comunque devo rimanere con la squadra europea Rainbow, quindi multicolore ancora per un po', e magari gli ci butto praticamente i pull su. Ma non è detto che succeda, anche perché non ho comunque dei buoni bonus per poter giocare un'europea Rainbow, non ho dei bonus belli belli belli, ho dei bonus cacca proprio basilari. E soprattutto non vedo che la K-Lab sta rilasciando personaggi che diano bonus all'europea in generale per riuscire ad aiutare i vari colori. Quindi, visto che attualmente non vedo un futuro roseo per l'europea, o almeno non un futuro roseo subito, attualmente non penso che se so io gli voglio dare amore. Però magari mi sbaglio, magari domani finiscono la Euro Blu e inizieranno a buttare bonus per l'Europea in generale, quindi per permettere a tutti gli europei di giocare insieme. E questo esempio aprirebbe le porte ad un nuovo meta in cui magari la giapponese potrebbe essere anche tra virgolette schiattata nei cocones. Però come sappiamo, la K-Lab oggi fa una cosa, domani fa un'altra cosa, le azioni che fanno logicamente a noi sono imprevedibili. A loro sono prevedibili perché sono tutte azioni basate sul marketing, quindi in base alla richiesta dei player su dove secondo loro potrebbero andare praticamente a spendere di più, vengono fatti i banner e vengono fatti i personaggi. Siccome secondo me attualmente l'Europea non è una squadra che porterebbe tanti dindini, è una squadra che cioè secondo me l'Europea Rainbow, quindi multicolore, è una squadra che sarà lasciata per ultimo, quindi i bonus, tra virgolette, per riuscire a renderla decente saranno rilasciati proprio molto ma molto ma molto più in là, perché attualmente non è una squadra che nessuno vuole utilizzare, è una squadra che nessuno utilizzerebbe, anche perché tutti hanno buttato le pallettine nere sui propri giocatori giapponesi, che siano multicolore o che siano monocolore. E quindi attualmente non penso che un banner europeo generale con bonus misti o personaggi che diano bonus misti siano un'attrazione per il 90% dei giocatori super giù. E quindi automaticamente la K-Lab attualmente non ha interesse a farli. Quello che secondo me sto sbagliando io nel mio account attuale è livellare appunto Levin, che è un giocatore situazionale, perché la passiva gli si attiva quando più personaggi World Youth ci sono in campo, più gli si attiva, quindi è una passiva situazionale che con il tempo andrà completamente a perdersi, quindi è un personaggio che c'è ora, ma tra poco non ci sarà più, un po' come tutte le carte in realtà, però
Però essendo un 0,01 ti aspetti che magari duri nel tempo, ma non è così, anche se è una carta rarissima, è una carta che andrà a perdere comunque nel tempo, anzi forse ancora prima di molte altre. Quello che secondo me sto sbagliando è livellare il Levin Rush, che non ha effetti speciali, non, la potenza di base non è male, quindi per l'amor di Dio. Però non ha effetti speciali, cioè almeno avere un effetto speciale di qualche tipo avrebbe avuto un qualche senso, diciamo, livellare la tecnica avrebbe avuto più senso. Invece Levin Rush non ha nessun tipo di effetto speciale di nessun tipo, e quindi secondo me è un pochino una perdita mettere questa skill, cioè uppare questa skill al posto di uppare altre skill. Esempio stupido, quella là di Napoleon comunque butta due avversari che si trovano sulla, diciamo, sulla traiettoria della palla. Il tiro di Margus comunque si può utilizzare anche dalla distanza e non perde, diciamo, impeto, quindi è comunque un'ottima tecnica, anche se non ha la potenza più alta dei vari tiri del gioco, ha comunque un'ottima tecnica speciale, un'ottima abilità speciale. Il fatto che non perda dalla distanza ti può salvare, esempio al 40esimo passi la palla a Margus, lo fai tirare da Capodimonte ad un portiere stanco e riesci comunque a segnare. Quindi assolutissimamente tecniche come questa che hanno un'abilità speciale, o non so come la vogliamo chiamare, un'abilità speciale, che hanno un'abilità speciale, sono tecniche comunque migliori paragonate a un Levin Rush che non ha niente di particolare. Il fatto che non abbia niente di particolare un po' mi urta il sistema nervoso, però ahimè così è. Questo secondo me è l'unico errore su cui che sto facendo tra virgolette, è dare delle palle nere a Levin, che secondo me Levin è sopravvalutato, non è così forte come si pensa. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Spero di essere stato chiaro, diciamo, su quali sono i miei piani, sul perché sto giocando così e perché devo giocare così. Spero di non essere stato troppo ripetitivo, anche perché ora sono le 5 e un quarto di mattina, quindi è facile che mi sia un attimo perso, comunque non dormo da ieri, quindi è facilissimo che mi sia perso nelle mie teorie stronzate, che ad alcuni piacciono ed alcuni no. E quindi questo è tutto il mio pensiero. Se avete logicamente consigli per aiutarmi a migliorare e quindi velocizzare il processo, sono tutto orecchie, ascolto tranquillamente, perché tanto ho qualsiasi consiglio. Perché no? Perché non provare ad ascoltarlo? Magari c'è qualcosa di buono, c'è qualcosa che mi può realmente aiutare. Chiudersi, tra virgolette, in se stessi e non ascoltare è un errore. Quindi se avete qualche consiglio, sono più che aperto ad ascoltarvi. Se non l'avete, amen. Continuerò per la strada che sto facendo. Quindi, ragazzi, questa era la mia squadra. Questo è il mio account. So che non è il massimo. So che magari alcuni di voi ne rimarranno un po' delusi. Ma una volta finalizzato il team, come dico io, riesco tranquillamente a raggiungere 930-940k, che dovrebbero essere un ottimo punteggio. Almeno che nel frattempo che io raggiungo questo punteggio di squadra, riesco ad avere tutti questi giocatori, diciamo, il gap del gioco non salga a 1 milione di punti. Poi, raga, insomma, dipende dal gioco come si evolve. Se il gioco mi dà il tempo giusto, in un 6 mesi dovrei riuscire tranquillamente ad essere ultra competitivo. Nel caso in cui il gioco si evolve in maniera troppo veloce, potrei rimanere dietro. O magari potrebbe uscire qualche personaggio nuovo verde che mi fa comodo e prendo quello al posto di uno di quelli che vi ho citato. Insomma, le possibilità sono infinite e possono essere, diciamo, soltanto positive, perché dai prossimi personaggi che possono uscire, il fatto che io abbia, diciamo, spazi liberi mi dà soltanto la possibilità di poter inserire nuovi personaggi nel mezzo senza andare a perdere magari un personaggio che già ho livellato le tecniche a 10.000. Quindi assolutissimamente qualsiasi nuovo personaggio verde europeo, se dovesse uscire, non può far altro che farmi comodo. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto.
Vi ricordo sempre che in descrizione ci sono i vari social network, cazzi, mazzi, eccetera, eccetera, dove condivido semplicemente foto di Holly e Benji e cose simpatiche, sempre e comunque relative sempre solo al mondo del gaming. Non mi permetterei mai di condividere foto mie dove faccio qualcosa di mio, perché assolutissimamente no. Non mi sparo il selfie e lo metto, perché assolutamente non lo faccio neanche nel mio Facebook privato, figuriamoci in una pagina dove dico seguitemi per il canale YouTube. Quindi assolutamente cose sempre relative ai giochi, sempre relativi ai giochi che sto facendo, nulla di più, nulla di meno. Per questo video è tutto, penso di averlo già detto 8 volte e ci becchiamo alla prossima.